fare impresa e creare ricchezza senza pensare soltanto al profitto, avendo a cuore l'ambiente e i diritti delle persone. È l'obiettivo dell'economia civile che ogni anno a Firenze organizza il suo festival nazionale. È anche una tradizione italiana, l'economia civile nasce a Napoli nel Settecento con Genovesi e tutta la sua scuola, quindi è anche un modo per raccontare un genio, uno spirito italiano del capitalismo. Tutta la storia cattolica, socialista, contadina dell'Italia, dei piccoli e grandi paesi, borghi, le città, hanno fatto il capitalismo, che non è il capitalismo delle grandi imprese americane, tedesche o olandesi. Noi abbiamo da una ventina d'anni ormai, insomma, anche più, raccontato un altro modo di fare economia, che non è diverso al 100%, è diverso al 2%, come siamo diversi noi dei scimpanzé nel DNA. Noi scimpanzé abbiamo in comune il 98%, però quel 2% fa la differenza. L'economia che è solo economia diventa diseconomia. Noi raccontiamo un'economia che è fatta anche di dono, di passioni, di virtù civili. L'economia è molto più di interessi, profitti, rendite, salari. È economia, è vita, è la vita. Quindi, come diciamo noi nel nostro slogan, l'economia o è civile o è incivile, non c'è una via di mezzo. Fare il bene migliora anche i conti. La prima ricerca nazionale sulle società benefit dimostra che le imprese attente alla sostenibilità ambientale e sociale guadagnano di più. In Italia oggi le società benefit sono oltre 3.600 e occupano 180.000 persone. Fra il 2019 e il 2022 il loro fatturato è cresciuto più del doppio rispetto alle aziende non benefit. L'incremento è stato del 37%, mentre le aziende normali hanno visto crescere i ricavi solo del 18%. Anche i margini sono maggiori. La redditività delle imprese benefit è stata del 9% rispetto all'8,3% delle altre. Inoltre pagano anche meglio i lavoratori. Il costo del lavoro medio è di 41.000 euro l'anno a fronte dei 38.000 euro l'anno delle imprese che si pongono come unico scopo il profitto. Le aziende attente alla sostenibilità e ai diritti sociali sono in continua crescita, anche a seguito delle riflessioni indotte dalla pandemia di Covid. I lavoratori erano 18.000 nel 2020, 98.000 nel 2021 e oltre 180.000 nel 2023, una crescita esponenziale. Fra gli astri nascenti dell'imprenditoria virtuosa ci sono due start-up toscane premiate durante l'ultima edizione del Festival dell'Economia Civile. Art Centrica di Firenze ha rivoluzionato l'insegnamento dell'arte. Ha digitalizzato più di 8.000 opere d'arte in altissima risoluzione, creando uno strumento didattico unico che aiuta gli insegnanti a sviluppare il pensiero critico e la creatività degli studenti. Grazie al digitale, gli studenti possono esplorare le opere d'arte in fin nei minimi dettagli in modo innovativo e coinvolgente. Zero è a Scandicci, nel cuore della manifattura del lusso. Questa startup raccoglie le giacenze dai magazzini delle grandi griff della moda e, dopo un'accurata selezione, offre tessuti e pellami di alta qualità a piccoli artigiani, giovani stilisti e brand emergenti. Trasforma così i rifiuti in nuova materia prima a costo accessibile per una creatività sostenibile. Per sostenere lo sviluppo di questo nuovo paradigma economico, che non contesta il profitto ma vuole realizzarlo in modo sostenibile e giusto, servono ovviamente risorse finanziarie. Fra i promotori dell'economia civile c'è il credito cooperativo. Le banche di credito cooperativo hanno nel loro DNA il fatto di essere banche vere, banche locali, banche della comunità. Noi raccogliamo nel territorio e investiamo in questo territorio, a differenza di altre le banche commerciali che tante volte no, raccolgono nel territorio nostro e poi vanno a investire dove ci sono opportunità superiori o comunque dove c'è da fare un business superiore. Le banche di credito cooperativo si stanno indubbiamente adeguando e sviluppando, cercando proprio di andare incontro a quelle che sono le nuove esigenze anche delle aziende, soprattutto cercando anche di sostenerle laddove sono le aziende orientate agli investimenti green, l'orientamento che deve essere quello di rispettare sempre di più l'ambiente e il territorio dove operiamo.